presentato a Teramo nella sede della Fondazione Tercas il progetto L'isola che non c'è nella Valle Siciliana, misure di contrasto all'emarginazione sociale post-Covid delle persone con disabilità. Un progetto di straordinaria importanza in una realtà, quella della Valle Siciliana, di cui fanno parte 5 comuni della provincia di Teramo, Castelli, Isola del Gran Sasso, Colledara, Castel Castagna e Tossicia, che non hanno strutture deputate alla gestione di questo genere di iniziative. Le persone con disabilità sono state private più di quanto accada normalmente dei rapporti sociali, rapporti affettivi, rapporti amicali e percorsi, perché no, terapeutici. Abbiamo cercato durante il lockdown di in qualche modo colmare questo vuoto che si era creato, ed infatti i nostri progetti relativi ai software per le terapie a distanza, all'acquisto di sussidi tecnici per poter permettere agli psicologi e ai terapisti di contattare le persone con disabilità hanno dato una qualche risposta, ma certamente non è stata una risposta compiuta. Dobbiamo dire in effetti che la nostra società probabilmente non è pronta a comprendere come negare una piena inclusione alle persone con disabilità voglia dire privarle del diritto di cittadinanza e voglia dire privare la comunità stessa del prezioso contributo che queste persone possono darci. Si tratta di un'iniziativa che vedrà accogliere nella sede dell'associazione Genius Loci a Colledara 15 diversamente abili tra i 18 e i 55 anni, che avranno la possibilità di incontrare docenti di teatro, pittura, musica e ginnastica. Si concretizza in un appuntamento settimanale di mezza giornata, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19, mediante la frequenza di corsi di pittura, teatro, c'è anche musica e la quarta attività è una sorta di mobilitazione fisica. Tenete presente che è importantissimo, ma che da 2 anni queste persone che hanno questi disagi sono confinate in casa sostanzialmente, così come lo siamo un po' tutti, però chi ha questo tipo di sofferenze ne patisce di più. Ed è importante soprattutto perché su Valle Siciliana, nei comuni dove noi operiamo, non c'è nulla di tutto questo, insomma, e quindi è la prima volta che parte un'iniziativa di questo tipo.